Allora diamo il benvenuto, ragazzi, al Morning Show di Radio Globo, quando si fanno le 8 e 44 minuti, al segretario generale della FAVIC, sindacato di bancari, credo quello con più iscritti in Italia, Lando Maria Sileoni. Buongiorno, benvenuto a Radio Globo. Grazie, buongiorno. Allora, Sileoni, qua noi non pensavamo minimamente di incontrare, di sentire al telefono a Radio Globo una categoria così, cioè ci stanno chiamando tantissimi bancari che dobbiamo specificare, perché molti all'ascolto ancora confondono tra bancari e banchieri. I bancari oggi, non è più come tempo fa, oggi a quanto pare sono i nuovi poracci, cioè sono quei dipendenti di banca. I banchieri sono altri, diciamo, che credo quelli che la No, i bancari, guardi, c'è una distinzione netta. I bancari sono quelli che vorrebbero le mascherine per stare a contatto con il pubblico, e purtroppo ancora non ce l'hanno. I banchieri sono quelli che ce l'hanno 3 o 4 al giorno, questa è la differenza attuale di oggi. E non stanno manco a contatto con il pubblico, diciamo, e tutti i giorni. E non stanno a contatto con il pubblico, se ne stanno a casa in smart working. Oh, tranquilli, belli sulle proprie scrivanie. Molti ci hanno detto addirittura stanno là a dire ai propri dirigenti, non so come si chiamino, vorremmo stare lavorare da casa magari, oppure, visto che è un'emergenza, magari chiudere un po' di sportelli e andare avanti con questo, con l'home banking, insomma, con tutta la tecnologia che è di supporto. Sì, guardi, quello che sta succedendo, che nessuno scrive, nessuno dice, è questo. Si stanno facendo la guerra utilizzando tra di loro il sistema bancario, ogni banca, ogni gruppo bancario in competizione sfrenata tra loro, non tanto come strutture quanto fra i capi. Gli amministratori delegati si guardano in cagnesco e quando appaiono verso, diciamo così, l'esterno, fanno finta di avere un'unica posizione, ma in realtà c'è una competizione sfrenata, professionale, fra di loro. Qual è il risultato? Il risultato è che se uno prende una posizione magari concordata, se una banca prende una posizione magari concordata col sindacato aziendale, gli altri per ripicca fanno esattamente l'opposto. Io ieri sera ho discusso pesantemente con il capo del personale di un grande gruppo bancario, perché non voleva attuare la stessa, cioè si voleva distinguere dall'accordo che avevamo fatto in ABI, che valeva per tutte le banche, perché quell'accordo lì in qualche modo era stato anticipato da un gruppo bancario concorrente a questo. Sì. Quindi, insomma, c'è una miseria umana, parliamo proprio di miseria umana, una mediocrità senza confini, senza limiti, che purtroppo viene pagata poi sia dalla clientela e in questo caso che rispondono, da chi sta allo sportello. Che rispondono quando giustamente voi sollevate il problema, la questione, me lo chiedevo io, che noi qua siamo estranei dal mondo bancario, nel senso, non lavorando ci occupiamo d'altro, però la domanda che ti viene immediata è: ma come, chiudono un sacco di istituti, si accorpano, i tagli del personale, perché ormai questi dipendenti bancari non servono, e poi all'improvviso adesso servono tutti, quindi sti lavoratori della banca ci servono o non ci servono? Ma che vi rispondono? I lavoratori servono anche perché, ma serviranno anche per i prossimi mesi, quando ci sarà un cambiamento epocale del sistema di lavoro e dell'organizzazione, non solo delle banche ma di tutte le aziende. Il problema per quanto riguarda le banche è un altro: noi siamo deboli in Europa e la BCE, la Banca Centrale Europea, impone le proprie politiche su tutta Europa, ma in modo pazzesco, in modo principale sull'Italia. Qualche ragione ce l'ha la BCE, perché gli scandali negli ultimi 3 o 4 anni sono quasi tutti italiani, mi riferisco alle 4 ex Bridge Bank del Centro Italia e alle 2 banche venete, no? Quindi il tema del cosiddetto risparmio tradito, che ha colpito purtroppo migliaia di clienti che avevano depositato il loro risparmio di una vita nella loro banca, appunto, di sempre, nella loro banca locale. E quindi conseguentemente c'è questa posizione che la BCE prende, molto intransigente rispetto soprattutto all'Italia, e le banche italiane, che vanno in ordine sparso, semplificano, non si sanno difendere e non si vogliono difendere. Ma c'è anche un problema oggi nella società e anche nelle banche, di qualità del gruppo dirigente. Ora devo dire che non tutti i banchieri qui adesso andiamo troppo settoriali, nel senso che la gente magari all'ascolto sta facendo una guerra a volte per strada tra quelli che vanno ogni giorno al supermercato a comprare, che ne so, 5 euro di frutta e basta, 5 euro di spesa, vanno di là e fanno, adesso a quanto pare, ce lo raccontano i bancari che chiamano qua, devono affrontare persone anziane a volte che vanno lì solamente per l'estratto conto, e allora giustamente dicono: ma io devo stare qui a rischiare magari di prendere un virus come quello che abbiamo adesso, che ci sta mettendo in ginocchio, per delle operazioni che si potrebbero comodamente fare a caso. Sì, allora
In pillole. Noi abbiamo chiesto la chiusura di due settimane di tutte le filiali, il governo ci ha risposto no, siete un servizio pubblico essenziale per una legge del 1990, non è possibile chiudere. Perfetto, abbiamo chiesto allora tutte le misure di sicurezza, mascherine, guanti, Disinfettanti. barriere in plexi. Ecco, tenga presente che se non avessimo minacciato lo sciopero, non avessimo minacciato lo sciopero, queste misure di sicurezza non sarebbero mai arrivate. Stanno arrivando da ieri, Meno male. Buona al notizia Consiglio. per Quindi, chi ci ascolta, dai. esatto, però è chiaro che il problema c'è, perché se adesso a fine mese ci saranno dei pensionati che riscuoteranno la pensione alle poste, magari qualcuno di loro trasferirà la A somma mano. a mano alla banca, Sì, che fa tutto ecco, il noi giretto, no? oggi Fa tutto il giretto esatto. comodo. Noi oggi chiederemo che, insomma, che un controllo molto ferro rispetto a questa scadenza che molto probabilmente si condenserà tutto intorno al 1° di aprile. Quindi noi siamo vigili e stiamo, come dire, monitorando tutto il territorio nazionale giorno per giorno, quindi Ma ora io per ora. non ho capito una cosa, però perché ve la prendete con il governo per quanto riguarda le mascherine e i disinfettanti, eccetera, perché comunque le No, vostre, no, per... quello è solo con no, le no. vostre banche ve la dovete prendere. Sì, no, ma noi lì forse allora ci siamo capiti male. Noi Sì. per le banche, per le mascherine, per i guanti, per le misure di sicurezza ce la siamo sempre presa solo con le banche. Ah, No, ecco, no, con il perché governo, minacciato lo noi al sciopero. governo, sì, no, 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 noi, beh, sullo sciopero era Sì, nei confronti delle banche, non nei con le banche, confronti esatto. Sì. del governo. No, al governo abbiamo chiesto se potevamo chiudere un blocco totale di E hanno tutte le detto di no. agenzie per 2 settimane E hanno e detto ci di no. hanno detto no perché siete un servizio pubblico essenziale per una legge del 90. Eppure Siamo. girava voce che Siloni si sarebbe legato. L'immagine sarebbe stata meravigliosa. Siloni legato davanti a una filiale, incatenato. Invece siete riusciti a evitare tutto questo, diciamo, questo bel quadretto che sicuramente dentro la Fabia Guardi, avrebbero messo all'ingresso. per il momento abbiamo migliorato nettamente le condizioni di lavoro di chi sta in banca. Meglio. Chiaramente ci sarà una verifica adesso, il 2 aprile, perché andiamo avanti per verifiche. Se non saranno realizzate tutte le misure che loro hanno concordato con noi, chiaramente Sarete andremo allo più scontro, pazienti insomma. con le persone anziane che verranno allo sportello? Perché Dio di ci solito non è che guardi, siete molto pazienti. Che gli hai detto? chi lavora in Questo è banca, Lucifora, eh? Sì. per onestà intellettuale, chi lavora in banca per onestà intellettuale, io accetto la simpatica provocazione, ma chi lavora in banca per onestà intellettuale c'è una disponibilità massima con tutto, soprattutto in questo periodo con le persone anziane, anche con quelli che vengono magari a chiedere l'estratto conto. A tal proposito c'è il bancomat che può Ma essere sì, ma utilizzato per tutte le operazioni, c'è l'home dai. banking per chi ha voglia di applicarsi, ma Ma gli soprattutto. anziani, Sileri, Ecco, ormai ma lo soprattutto sa, ci tengo, ma soprattutto ci tengo a dirlo che basta una telefonata. Ecco, adesso abbiamo Oh. concordato che si entra in banca solo per appuntamento. Quindi Benissimo. è sufficiente una telefonata. Sempre nell'ignoranza l'avevamo proposto noi una settimana fa e quindi diciamo che è un ottimo risultato, siamo contenti anche di questo. L'ultima cosa Ma poi la dobbiamo. infatti noi abbiamo preso spunto da quello che ha detto lei. Certo, no, adesso così si scherza. Allora, l'ultima cosa, perché ci hanno chiamato stamattina, abbiamo appreso una cosa in più per quello che riguarda il mondo bancario, che è una cosa importante perché tutti, praticamente quasi tutti, hanno un mutuo. Questa mattina abbiamo appreso che no, in realtà non è una vera e propria sospensione. Quindi uno si immaginava che fosse semplicemente dilatato nel tempo, dice, ricominciamo a pagare il mutuo da Certo. settembre, in poi. No, in realtà si ricomincerà a pagare da settembre, però con una piccola aggiunta, cioè di questi mesi in cui la gente non ha pagato il mutuo. Ma questa. Allora, se mi dà 2 secondi, io le spiego Prego, in pillole prego, quali sono i provvedimenti. prego. No, per Allora, far stare tranquilla la gente, perché so qui io ho paura che. aiuti, facciamo il distinguo, aiuti alle imprese e aiuti alle famiglie. Quello che Fabi è quello che fa lo, è quello che ha fatto il finanziamento il governo. Allora, aiuti alle imprese. Sì. Per le piccole e medie imprese il governo mette a garanzia del fondo che già esiste 50 miliardi di crediti. Questo vale per imprese molto semplicemente, fino che hanno fatturato fino a 50 milioni e che hanno un massimo di 250 dipendenti. Che cosa fa contemporaneamente l'ABI? Fa una moratoria fino al 31 dicembre 2020, quindi stoppa mutui per 12 mesi. Sì. Tenga presente che c'è un distinguo qui, eh. Allora, si pagano gli interessi ma non si paga la quota capitale. E altro passo in avanti, per i finanziamenti invece a breve termine, che in genere durano un anno, ci sono 270 giorni in più per rimborsare le rate. E queste sono le imprese. Che Imprese. cosa succede?
per le famiglie, allora, per chi ha il mutuo prima casa, stop del pagamento delle rate fino a 18 mesi. A chi è riservato questo provvedimento? Riservato a chi ha perso un mese di stipendio e per tutte quelle partite IVA che hanno perso fino al 33% del fatturato. Ecco, questi sono i provvedimenti presi. Però dico, questi qua s'aspettavano, dice, io lo devo finire di pagare il mutuo, che ne so, a gennaio, sono ridicolo, gennaio 2030, sicuramente me lo faranno finire di pagare, che ne so, più in là nel tempo. E invece no, la chiusura del mutuo sarà sempre lì, solamente con una piccola aggiunta, che equivale a quello che non si è pagato nel periodo. E allora molti che ci hanno chiamato spaventati dicono: questi si stanno prendendo per il culo. Cioè, sostanzialmente la visione è questa. Perché un conto è sentire, ecco, il presidente del consiglio che dice: allora abbiamo sospeso, tranquilli. Il messaggio che arriva è quello. Ma in realtà poi No. non è così, non è proprio così chiaro. Ma io quelli che ci sono nei provvedimenti penso di averli esposti in maniera Sì, abbastanza per chiara carità. e Certo, no, sintetica. non è E problema suo. questo è quello che è stato preso. Poi chiaramente io non penso che il governo si fermerà qui, no? Ieri sono stati promessi altri 25 miliardi Lei è di d'accordo con quello interventi. che sta facendo il governo? Io sono d'accordo per avere un governo, e questo varrà da questo momento in poi perché la società sarà. Lo dicono tutti, ma poi gli effetti ci saranno pesantemente per una qualità delle persone. Noi non abbiamo persone di qualità nei posti di responsabilità. Ci sono anche nelle banche come nel governo persone di qualità, ma c'è una nel governo e nella classe politica in generale, non faccio distinzione, ma c'è una mediocrità diffusa. Questa mediocrità diffusa è imputabile anche a tutti gli italiani che quando vanno a votare accettano, per esempio, di votare a scatola chiusa come dire, il candidato che viene no nominato dal partito. Il male Io per endemico del nostro paese, Sileri, è ovvio. Sileri, Io Sileri. scusa. per esempio, io Sileri. per esempio preferivo quando c'erano le preferenze, quando uno poteva scegliersi il proprio parlamentare, no? Però il problema di fondo è molto più ampio, c'è una società in generale che negli ultimi anni è decaduta dal punto di vista Benissimo. culturale Signore, dobbiamo e la salutare che responsabilità di abbiamo il tutti. traffico. Grazie mille e buon lavoro, buon Grazie, proseguimento. arrivederci, Buona grazie. giornata.